Bentornati alla fisica della criptonite. Il nostro argomento oggi è il moto relativo e i sistemi di riferimento inerziali. Cos'è il moto relativo? Possiamo dire che è il movimento che viene misurato rispetto ad un altro punto. Questo punto può essere fisso o in movimento. Stai camminando per la fiera con un amico nella tua stessa direzione e alla tua stessa velocità di 2 miglia all'ora. Rispetto al suolo, entrambi state camminando a 2 miglia all'ora. In riferimento l'uno all'altro, non vi state muovendo. Se acceleri fino a raggiungere 3 miglia all'ora, ti sposterai di 3 miglia all'ora rispetto al suolo, ma solo di 1 miglio all'ora rispetto all'altra persona. Il movimento relativo misura queste differenze. Osservate questa giostra della fiera. La sua pista è molto lunga, è a livello e diritta. Sopra la pista c'è una piattaforma rotante con diversi posti a sedere per le persone e una grande cupola in plexiglass per proteggerle dalle intemperie. Tu e il tuo amico salite insieme sulla giostra e prendete posto per il giro. La giostra per il momento non ruota, sta solo viaggiando sulla pista ad una velocità costante di 4 miglia all'ora. Il giro è un quadro di riferimento inerziale. Se la velocità della corsa rimane costante, tutti i passeggeri avranno la stessa esperienza di trovarsi sulla giostra C che non si muove affatto. Questo è lo stesso come ti trovassi dentro ad un treno che viaggia a una velocità costante. Il giro si ferma ed inizia a ruotare. Adesso ti stai muovendo ad una velocità tangenziale di 3 miglia all'ora. L'esperienza del movimento sarà la stessa della giostra B. Cosa succede quando i due movimenti si sommano, rotazione e movimento lungo i binari? Il tuo movimento adesso è la combinazione delle due velocità. 3 miglia all'ora e 4 miglia all'ora. Adesso stai accelerando e decelerando ad una velocità che cambia costantemente. Ad una velocità minima di 1 miglio all'ora fino ad un massimo di 7 miglia all'ora. La tua esperienza di movimento non è la stessa come stare sulla giostra B o sulla giostra C. Tu e le persone che stanno sulla tua stessa giostra potrebbero dire che non vi state muovendo l'uno rispetto all'altro. Ma questa non è la realtà dell'esperienza che state provando su quella giostra. Se cammini fino al centro della giostra, potresti dire, rispetto a te, che il viaggiatore sulla giostra B sta semplicemente ruotando. Ma nuovamente questa non è la realtà dell'esperienza che provano le persone che sono ancora sedute ai loro posti. Solo in relazione ad un punto fisso al di fuori della giostra puoi osservare e calcolare la realtà della corsa. Che cosa ti ha mostrato questa fisica? Che le due posizioni relative possono cambiare la matematica, ma non possono cambiare la realtà complessiva per le persone. Tutto il movimento è relativo, ma puoi cambiare due punti relativi per cambiare la matematica. Solo un punto fisso, lontano da tutti i movimenti, può mostrare la vera realtà di quello che sta succedendo. La matematica non sempre è la realtà.
In lingua inglese, kryptonite o kryptonite significa l'unica debolezza di qualcosa o qualcuno altrimenti invulnerabile. In italiano possiamo dire semplicemente il tallone di Achille.